Siamo qui con due atleti delle Volpi Rosse Menarini. Samaricini. Gennaro Giustino. Parto con una domanda all'Andercini. Si è concluso il primo giro di boa del campionato dei giovanili, in testa alla classifica insieme a Bologna. Vi avviate bene verso il percorso del Final Four. Quanto ci sperate in una finale? Ma sicuramente ci speriamo più dell'anno scorso, in cui abbiamo ottenuto un buon terzo posto, un po' di rammarico forse per una sconfitta contro Giulianova. Quest'anno però puntiamo sicuramente più in alto. Vuol dire che con Giulianova, ti interrompo, vi siete vendicati abbastanza bene. Sì, sì, molto bene, con un buon punteggio nell'ultima partita d'andata, finito girone appunto di andata, ci possiamo ritenere soddisfatti, un buon primo posto a pari merito con Bologna. Ora speriamo nel ritorno, speriamo meglio. Ci sperate parecchio. Invece, per quanto riguarda la squadra senior, grande miglioramento rispetto alla stagione passata, ma cosa deve fare di più la squadra per migliorare notevolmente l'anno prossimo? Indubbiamente questo è stato un anno d'oro per la Serie B, anche come la giovanile abbiamo migliorato tanto le tecniche di gioco, che l'anno scorso è nata e avevamo ancora delle difficoltà anche riguardanti le tecniche di attacco, di difesa, non c'era ben chiaro anche il sistema, perché comunque qualcuno ha iniziato da poco. E continuando questo percorso, nel secondo anno abbiamo migliorato, abbiamo portato a casa delle vittorie importanti con un punteggio anche di tutto rispetto, per cui questo ci incentiva ancora a migliorare, e sicuramente il coach nota le nostre difficoltà e miriamo di migliorare anche su quello, sulle tecniche appunto, che guardando anche gli altri e gli errori ce li fa notare, e lavoriamo su quello molto psicologicamente anche. Si sbaglia anche in allenamento, si suda anche in allenamento per essere campioni domani. Io vi ringrazio, ci aggiorneremo col blog sulle notizie delle Volpi Rosse e speriamo di raccontarvi le Final Four della scuola giovanile. Grazie ragazzi.